Siamo in compagnia dell'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, nonché presidente della commissione consiliare pari opportunità del comune di Taranto. E proprio in questa veste, come presidente della commissione pari opportunità del comune di Taranto, si sta lanciando una iniziativa, si sta lanciando un convegno, si sta organizzando meglio un convegno, proprio avente ad oggetto la condizione della donna, le conseguenze per la donna in tempo, in questo momento di pandemia. Intanto una premessa, dicevo, siamo nello studio dell'avvocato Lupo, ma non stiamo usando le mascherine perché le varie misure atte a contenere il virus sono puntualmente appunto osservate. Vedete il plexiglass, vedete il gel, e quindi questo è il motivo per cui, essendo a debita distanza, non stiamo usando le mascherine. Allora, avvocato Lupo, prima di illustrarci un po' le finalità e come si sta organizzando il convegno, intanto la vediamo sempre sulla breccia come consigliera di parità della provincia, come presidente di commissione. Intanto chiariamo, perché in entrambi i ruoli, in entrambi le vesti, è sempre un torrente in piena. Allora, grazie Luigi per chiedermi sempre queste specificazioni. Allora, abbiamo già chiarito, magari ricordo bene tempo fa con te, che il ruolo di consigliera di parità provinciale mi viene dato dal Ministero del Lavoro, che è un incarico su titoli con grande specificità nel mondo dei diritti e dei diritti del lavoro, del lavoratore uomo o donna che subisce una discriminazione. Di qua poi ci siamo interessati di diffondere la cultura antidiscriminazione di genere, quindi entriamo nelle scuole, parliamo con i ragazzi, ma sono anche componente, come ti ho avuto modo di spiegare, così come la commissione provinciale, che è formata da tutti i consiglieri maschi o donne eletti. Anche a Taranto abbiamo la commissione pari opportunità, in cui io faccio parte di diritto essendo una consigliera comunale eletta e in carica fino all'anno prossimo, quando poi si dovrà rivotare per il nuovo consiglio comunale. Detto questo, nella mia commissione che io presiedo fanno parte tutte le consigliere comunali e anche delle persone esterne che sono state delegate dai gruppi dei consiglieri maschietti che hanno voluto indicare una loro componente esterna. A loro mi sto rivolgendo perché, anche per coinvolgere, perché guarda, noi abbiamo un po' di difficoltà in questo momento a riunire le commissioni, perché lo facciamo online, per cui è un po' difficile, manca il contatto umano e questo ci mette un po' in difficoltà, però nello stesso tempo con grande difficoltà cerco di convocare anche la commissione comunale, e tempo fa ho lanciato loro l'idea di lavorare per verificare nei loro ambiti lavorativi quali siano state le conseguenze nell'universo femminile del lockdown. Questi sono i dati che ci vengono dati dall'Istat, dall'Ocse, cioè hanno segnalato che l'universo femminile è quello che più ne ha risentito per il lockdown. In che maniera, Luigi? Beh, pensiamo alle donne che non si sono viste rinnovare i contratti di lavoro, che magari li hanno persi, donne che lavoravano a nero, penso alle badanti, alle colf, che svolgevano tutti quei lavori socialmente utili, ma magari a nero, che con il lockdown hanno visto le porte chiudersi in faccia. È aumentato lo stress dentro la loro abitazione, perché le donne devono seguire i figli in dad, devono occuparsi delle faccende domestiche, hanno la preoccupazione magari dei genitori anziani, magari subiscono maltrattamenti e violenza. Ecco, c'è tutto un universo femminile che fa sì da segnalare che proprio le donne sono quelle che ne stanno patendo di più. Si parla di secession, cioè di una recessione al femminile a livello europeo. Ho dato l'incarico alle componenti della mia commissione di fare un piccolo sondaggio nel loro campo lavorativo. C'è l'insegnante, ad esempio, c'è la ragazza che lavora a contatto con le persone più giovani. Ho detto loro di svolgere un sondaggio nella maniera che credono migliore. Ci ritroveremo a breve, subito dopo Pasqua, con i risultati di questo piccolo sondaggio, che proveremo poi a diffondere attraverso un convegno online che metterà l'accento su quanto le donne del nostro territorio, parlo di Taranto, del nostro territorio, abbiano subito di questo lunghissimo lockdown che perdura da marzo 2020. E ringrazio tutte le persone che stanno collaborando con me.